5 le partite senza vittoria della Sanremese in campionato e la settimana del Festival Comunale arriva alla Lucchese per quello che senza dubbio è il big match di giornata. Toscani secondi a un punto dal Prato capolista, Matuziani alla ricerca di rientrare nel novero dei playoff. Pubblico delle grandi occasioni e spettacolo sugli spialti dell'impianto sanremese, spettacolo anche in un primo tempo in cui il primo squill è una conclusione dalla distanza di Scalzi replicata da quella di Cruciani che deviata diventa beffarda per Caruso, l'ex Albisola alza in calcio d'angolo. Da una deviazione a un'altra è la mezz'ora, un'azione tambureggiante di Spinosa crea scompiglio in area lucchese, la sfera giunge sui piedi di Gagliardini, non il tiro più pulito del centrocampista matuziano, di sicuro uno dei più efficaci visto che il pallone caracolla alle spalle di Coletta. Fin qui tutto bene, i biancazzurri sembrano dominare la Lucchese, ma ci sono i secondi tempi e gli ultimi sono stati maledetti per gli uomini di Nicola Ascoli. E infatti alla prima occasione della ripresa gli ospiti pareggiano con la rasoiata dal limite dell'area di Meucci che non lascia scampo a Caruso. La sanremese prova a cercare i tre punti e ci va vicinissima in due occasioni, la prima con De Iulis di testa, la seconda è clamorosa con il sombrero di Taddei e la conclusione del capitano che letteralmente fa la barba al palo. È un periodo terribile però, e allora l'ennesima beffa datata minuto 87, transizione toscana che porta al tiro Nannelli, indisturbato il numero 7 non perfetto Caruso che vede il pallone in ritardo, la Lucchese espugna il comunale e si porta prima in classifica perché il Prato pareggia. La sanremese non canta nella settimana del Festival e pensa già alla decisiva sfida con il Bra.